Una grande campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione della fragilità ossea è stata lanciata a Milano da 10 società scientifiche. Lo slogan «Fai la prima mossa, cura le tue ossa» vuole invitare a promuovere la prevenzione dell'osteoporosi e per l'occasione si è scelto come testimonial per uno spot l'attrice e regista Laura Morante. Tra i membri del comitato scientifico della campagna il professor Stefano Gonnelli, ordinario di medicina interna dell'Università di Siena. In Italia ci sono circa 4 milioni di osteoporotici, ma questo tutto sommato non è che crea un grosso problema. Il problema è che in Italia ogni anno ci sono quasi 600.000 fratture da fragilità. Quindi una donna a 50 anni ha il 34% di rischio di avere una frattura da fragilità e anche un uomo a 50 anni ha un 16-20% di rischio di avere una frattura da fragilità. Quindi il problema è un problema estremamente importante che comporta un costo che attualmente è fra i 9 e i 10 miliardi e che aumenterà notevolmente nei prossimi anni perché aumenterà il numero di soggetti che arriveranno ai 70 anni. Altro autorevole docente coinvolto è il professor Salvatore Minisola, ordinario di medicina interna all'Università La Sapienza di Roma. La strategia preventiva dell'osteoporosi può essere attuata a vari livelli. Innanzitutto può essere iniziata già nelle prime decadi di vita, perché noi sappiamo che il nostro patrimonio genetico definisce quello che è il picco di massa ossea, diciamo la nostra struttura scheletrica. Però noi possiamo far sì che vi sia la massima ottimizzazione di questa struttura avendo un'adeguata dieta equilibrata, un adeguato apporto di calcio e di vitamina D e svolgendo una adeguata attività fisica. Prevenire dunque con regole semplici di stile di vita, ma anche con un attento screening della popolazione a rischio, con il potenziamento delle informazioni a disposizione di tutti. Silvia Tonolo, presidente dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici ONLUS. Noi dobbiamo sostenere l'informazione, cercare di fare un'informazione capillare però, un'informazione che possa tagliare quei passaggi che il malato si trova ad affrontare prima di arrivare alla diagnosi e quindi viaggiare da un ambulatorio all'altro, prima di avere veramente la diagnosi per poi avere un accesso immediato alle cure e quindi cercare che il paziente sia il più aderente possibile, perché spesso e volentieri il paziente ha un difetto che quando sta un po' meglio molla la terapia. Accanto alla prevenzione quindi anche la perseveranza della cura, perché la battaglia contro le fratture da fragilità ossea è anche una battaglia a difesa dell'autostima delle persone e della loro possibilità di condurre una vita di autosufficienza il più a lungo possibile.